Alleluia. Alleluia. A proclamare ai prigionieri la liberazione. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin dal principio, divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione». Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Ecco, restiamo in piedi. Saremo benedetti oggi in modo un po' speciale attraverso il libro dei Vangeli. Man mano che io vi benedico, fate il segno della croce e dite nel vostro cuore: Signore, innamorami della tua parola. Tre anni fa, il 30 settembre 2019, il Papa Francesco ha pubblicato una lettera, una piccola lettera che penso che voi non conoscete, che ha questo titolo in latino:
Aperuit illis, aperuit illis, ripetiamo, aperuit illis, che significa aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture, ripetiamo, aprì loro la mente alla intelligenza delle scritture. Questa è una parola presa dal Vangelo di Luca durante l'apparizione di Gesù ai suoi discepoli. Gesù dà la sua pace, spiega loro come mai è successo tutto quel dramma della passione e morte, e poi aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture. Il Papa Francesco con questa lettera ha istituito la Domenica della Parola di Dio, che è quella che si celebra oggi in tutta la Chiesa, Domenica della Parola di Dio, perché quello che avvenne allora nel Cenacolo agli Apostoli succeda oggi a noi. Che il Signore ci faccia la grande grazia di una apertura della mente alla parola di Dio. E il Papa stesso spiega che se non c'è questa luce dello Spirito Santo, la parola di Dio non si capisce come parola di Dio e resta come un libro storico che racconta fatti del passato di 2000 anni. Ecco, allora adesso io vorrei aiutarvi un po' a capire perché è così importante innamorarsi della parola di Dio, e poi vorrei spiegarvi brevemente come fa il Signore a parlarci, come viene a noi oggi. Perché è importante la parola di Dio, che in pratica è un modo di conoscere Gesù? La parola di Dio è come la porta d'ingresso nel mistero di Gesù. È importante soprattutto per tre motivi. Il primo, perché la parola di Dio è la luce della vita, il senso della vita, di cui oggi noi manchiamo molto, soffriamo tantissimo, specialmente i nostri giovani. Perché noi siamo stati creati da Dio, non ci siamo fatti da soli, giusto? Siete d'accordo? Non siamo noi autori della nostra vita, neanche quella degli altri, neanche dei nostri figli. È Dio che ci ha creati. Dio ci ha creati con un significato della nostra vita, una luce, una ragione. Questa ragione della vita, questo senso della vita è il Verbo eterno, è un'impronta, una luce che è nel Verbo, nella seconda persona della Santissima Trinità. Difatti San Giovanni dice: tutto è stato creato per mezzo di Lui, si riferisce proprio al Verbo. In principio era il Verbo era presso Dio, tutto è stato creato per mezzo di Lui. Quindi vuol dire che la nostra esistenza umana ci ha nascosta una luce che è la parola di Dio per noi. Senza questa luce la nostra vita va avanti come un vegetale quasi, come un animale. Non ha la luce della vita, il perché. Non so se vi è capitato mai, voi stessi oppure ai vostri vicini, amici, di sentire questa parola. Io l'ho sentita spesso. Ma io che ci sto a fare? Perché il Signore non mi raccoglie? Che senso ha questa vita? Sono nati nello secolo scorso, 1800, eccetera, dei filosofi che proclamano che la vita non ha senso, che è un assurdo. Perché? Perché non hanno la luce di Gesù. E la vita umana, che si è degradata a causa del male, del peccato, ha perso la luce della vita, il perché. Quindi quando noi vogliamo diciamo capire meglio che ci stiamo a fare, perché viviamo, perché proprio oggi, perché in questa famiglia, perché con questi eventi, dobbiamo ricordare che è la parola di Dio che ci illumina su questo. Ecco perché dobbiamo amarla. Poi c'è un secondo motivo per amare la parola di Dio, è Gesù che ce la porta. Perché la parola di Dio ha una potenza redentiva della vita travagliata dal male. Cioè non solo ci dà il senso perché noi ci siamo al mondo, ma ci dà
la strada per liberarci dal male. Non basta capire io ci sono qui perché Dio mi vuole, ma bisogna vedere come io in questa vita, in questa confusione che c'è, riesco a essere felice, a vincere il male. E questo è nella parola di Gesù, nella parola di Gesù. Difatti abbiamo sentito questo Vangelo che è molto speciale perché è l'inizio della predicazione di Gesù a Nazareth. Gesù dice: il Signore mi ha dato il suo spirito perché io possa proclamare la liberazione agli oppressi e la vista ai ciechi. Sono due immagini per indicare la liberazione dal male. Man mano che noi aderiamo alla parola di Gesù, ci nutriamo di essa, capiamo dove sta il bene e dove sta il male davanti a Dio, perché se non manco lo capiamo questo da soli. E poi piano piano abbiamo la forza di vincere il male con il bene. È la parola di Gesù che ci dà la sicurezza per lottare, per combattere. Terzo motivo di innamorarci della parola di Dio è che la parola di Dio forma la Chiesa e ci mette in una comunità. Non so se hai fatto caso alla seconda lettura, che abbiamo letto in forma breve, però si dice che siamo membra gli uni degli altri. Quindi se uno soffre tutti soffrono, se uno è contento tutti gioiscono. E la parola di Dio ha questo prodigio. Perché sono nate le comunità cristiane? Come sono nate? Dall'ascolto della parola di Dio. Come cresce la fede? Man mano che insieme e viviamo la parola di Dio. È la parola di Dio che ci dice: tu sei mia sorella, tu sei mio fratello, tu sei mio padre. È la parola di Dio che fa la comunità cristiana e ci fa uscire dalla solitudine del mondo. Adesso la seconda domanda, che già un po' accennato: come viene a me la parola di Dio? E come io posso nutrirmi di essa? La parola di Dio viene attraverso due strade, come un treno che cammina su due binari. Potrebbe un treno andare su un binario solo? Parliamo dei treni che conosciamo noi, perché adesso ne stanno inventando uno, hanno inventato con una rotaia sola. Ma i treni che conosciamo noi vanno avanti con due binari. Una persona normale cammina con quante gambe? Due gambe. Così è la parola di Dio, viene a noi attraverso due canali fondamentali. Il primo è la predicazione orale della Chiesa. La predicazione, la trasmissione della parola di Dio attraverso la voce della Chiesa e anche attraverso la sua vita, la testimonianza, perché anche la testimonianza aiuta. Quindi c'è un canale fatto di predicazione viva, di trasmissione viva con la testimonianza, come adesso sto facendo io a voi. Io trasmetto la parola di Dio, quello che il Signore ci ha insegnato, quello che la Chiesa ci ha consegnato. Questo è il primo grande canale. Però c'è anche un altro canale. Perché io vi ho benedetti poco fa con il Vangelo? Perché la parola di Dio è anche scritta. È anche scritta nella Sacra Bibbia. E nel Concilio c'è un bellissimo paragone in cui si dice: come il Verbo Eterno assunto la natura umana, è diventato uno di noi in Gesù, così la parola di Dio si è rivestita di parole umane ed è diventata Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è una specie di incarnazione della parola di Dio, la parola di Dio che si riveste di parole umane. E noi per crescere nella fede abbiamo bisogno di tutti e due i canali. Adesso non vi sto a spiegare perché ce ne sono due, cosa fa ciascuno, perché è un po' lunga la cosa, ma mi basta dirvi che ci vogliono tutte e due le cose: ascoltare la parola di Dio nella predicazione viva della Chiesa e imparare a nutrirsi della parola di Dio attraverso la Sacra Bibbia, cominciando dai Vangeli, che sono quelli più alti, più centrali, ma tutta la Bibbia è parola di Dio. E
Allora vorrei lasciarvi due propositi, diciamo, perché dobbiamo andare avanti in questo innamoramento della parola di Dio, nutrirci bene della parola di Dio, perché noi siamo proprio un po' come i cristiani. Io quando ero piccolo vedevo nelle fotografie questi bambini a volte dell'Africa, denutriti, scheletrici. Noi spiritualmente a volte assomigliamo a questi bambini qua. Mentre siamo ben vestiti, abbiamo la dieta, abbiamo tante cose per la vita fisica, però spiritualmente siamo sottosviluppati, proprio denutriti, perché non abbiamo questa abitudine bella, profonda, di nutrirci bene della parola di Dio, e speriamo di poter progredire in questo. A tale riguardo vi lascio due proprio esercizi, se possiamo dire così, una preghiera che prendo da profeta Geremia, che c'è la Bibbia, poi può trovare questa frase che si trova nel capitolo 15, versetto 16, adesso ve la dico, bellissima, è una parola con cui lui da grande, quando ne ha passate di tutti i colori, questo è un profeta molto perseguitato, ha riassunto la sua esperienza davanti a Dio, soprattutto nella giovinezza. Ha scritto così: quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. Diciamo tre volte: quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. Poi vi dico anche, scusate, altre due volte, sì. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. L'ultima volta. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. Ecco, mi basta che questa settimana ripetete questa parola col desiderio che diventi vera anche per voi un giorno. Adesso non lo sarà vera, però la diciamo davanti a Dio che è onnipotente, e col desiderio che anche noi un giorno potessimo dire con verità: quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. Poi vi racconto il resto, però questo non ve lo faccio ripetere, non c'è bisogno di impararlo perché è troppo lungo. La tua parola, o Signore, fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore Dio degli eserciti. Questo è un racconto bellissimo, commovente, se uno conosce la storia di questo profeta. E questa è la prima cosa che vi chiedo. Poi un'altra cosa, questa anche è semplice, potete fare tutti: cercare in casa un angolo adatto per metterci una Bibbia aperta. Alcuni di voi già so che ce l'hanno, anche molto bella. Una Bibbia aperta, eventualmente anche un lumino, e quando entrate in casa fare un inchino, un segno di croce, e ripetere questa preghiera: quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. E se dentro di te nascerà il desiderio che questa parola diventi vera per te, sarai beata, perché il Signore ti apre una strada per un grande cambiamento nella tua vita. Ecco, dite con me: grazie Signore. Grazie Signore. Innamorami della tua parola. Innamorami della tua parola. Fammi fare quel cambiamento che desideri da me. Fammi fare quel cambiamento che desideri da me. Così sia. Così sia.